Mister Giovanni Iacono, una partita più difficile del previsto, lei aveva predicato umiltà, rispetto, concentrazione, probabilmente poca concentrazione inizialmente, poi qualche cambio ha dato la scossa alla squadra e alla fine il risultato è stato portato a casa. Ecco, ma c'è qualcosa da rivedere? Non è che c'è qualcosa da rivedere, ci sono anche gli avversari, preparare una gara durante la settimana con una squadra che non conosce, che c'è tanti calciatori stranieri, non è facile, perché non conosce nemmeno le caratteristiche. No? Sì, abbiamo visto qualche immagine quando hanno giocato all'Accademia la partita scorsa, però non riesce a guardare, a capire bene quello che è. È una squadra che aspettavano tutti dietro, aspettavano il nostro errore per poi ripartire. E se là non siamo bravi ad avere calma, avere pazienza, puoi rischiare pure di prendere gol, perché noi siamo in entrata verso la porta avversaria e loro sono in uscita verso la nostra porta, quindi dobbiamo stare calmi. Appena il primo tempo ci siamo messi un po' tutti dentro lo spogliatoio, ho chiamato pure il ragazzo alla panchina perché dovevo fare sostituzione, e ho spiegato tatticamente quello che doveva essere fatto un po' più velocemente con lo scarico dietro e le ripartenze. Siamo partiti bene, abbiamo preso coraggio e man mano siamo poi riusciti a fare gol, però dico, non possiamo andare sempre a 2000. Oggi forse abbiamo vinto la gara più difficile delle precedenti e devo dire sono un bravo ragazzo, solo che dobbiamo crescere sotto il punto di vista ancora tecnico e tattico in quanto troviamo queste squadre chiuse in questo modo, perché troveremo tante difficoltà quando vengono a giocare tutti dentro casa. Mister, quando ha capito che la partita era difficile da sbloccare, qual è stata la chiave per essere stati bravi a sbloccarla? Questa gara che sembrava forse un po' più facile del previsto, invece è stata una giornata molto particolare contro questo Geraci che è venuto al Nino Vaccara a farsi anche rispettare. Non era facile. Ho cambiato quasi tutto il centrocampo oggi perché volevo mettere un po' gente più di corsa, più cattiva con i fisicamente, diciamo, nella correttezza del gioco, delle regole del calcio, però voglio dire che abbiamo studiato l'avversario, abbiamo studiato tutto il primo tempo soffrendo in silenzio e poi trovare la soluzione giusta. È una settimana che dico che era più facile riuscire a sbloccare il risultato su un calcio piazzato. Ci siamo riusciti, siamo stati anche un po' fortunati, però dico, alla fin fine non so se la squadra avversaria ha mai calciato in porta. Ecco, l'uscita di Lima, quando avete fatto il cambio, sembrava uno dei più reattivi, ecco, probabilmente era stanco o c'è qualcos'altro? Ma purtroppo c'è la regola dei giovani. Qualche grande deve uscire, dobbiamo fare la scelta l'ho fatta su lui perché magari l'ho messo in un ruolo che non era poco adeguato a lui, ed è trequartista, ho chiamato lui e ho messo dentro, ho spostato, diciamo, italiano Rosario Licata, che è il ruolo, diciamo, più adatto a lui. Niente di particolare, purtroppo dobbiamo fare delle scelte, le scelte vanno fatte, sicuramente quando l'allenatore fa delle scelte molto rischiose, verrà criticato, però io dico, chi non sbaglia chi è che non fa niente, chi è che fa ha diritto anche a sbagliare. 7 punti in classifica che iniziano un po' a dimostrare qual è l'entità della squadra giallorossa, mister, una squadra che inizia a stare ai vertici della classifica, anche se siamo alla terza giornata, ancora tutto è premuto. Allora, ci sono 27 partite, noi dobbiamo affrontare gara per gara, ora abbiamo 2 trasferte, dobbiamo pensare alle 2 trasferte, di affrontarle nel modo migliore, studiandola una gara per volta, perché poi dopo le 2 trasferte incontreremo la Nice in casa, quindi io credo che sarà 21 giorni particolari, duri, dobbiamo recuperare le forze e non ci dimentichiamo che ho una rosa di 19, di 20 persone. Quindi devo anche dare spazio a riposare a qualcuno. Sapevo che Ortiz oggi soffriva tantissimo perché aveva dato tanto domenica scorsa. Purtroppo Rosella stamattina mi ha chiamato ed era febbricitante, quindi avevo perso pure un'alternativa in avanti. Però deve andare così, stringiamo i denti, dimostriamo
forza e coraggio tutti insieme e cercheremo di affrontare sempre la gara con massima umiltà e con massima concentrazione, che è quella che non dobbiamo mai lasciare.